a voi dell'invito. Adesso entriamo in quella parte della commenistica che sta tra il coffee break e il pranzo, dove ci raccontiamo un po' di cose cercando di cogliere l'attenzione. Allora, il progetto di cui parliamo stamattina è un progetto che si chiama Mildone ed è il Comune di Castelnuovo Langone, nel senso che il Comune di Castelnuovo programma come partner di progetto. È un progetto che è stato finanziato con dei fondi comunitari, vediamo se la tecnologia ci è d'aiuto. Questo è un progetto che assolutamente ma non è fatto dalla Apple, made in Hungary, con tutti i limiti della trasformazione. Io lo odio e lo amo. Vi dicevo, è un progetto questo che è finanziato dalla comunità europea con dei fondi che sono direttamente gestiti dalla comunità stessa e che sono volti a sviluppare delle politiche. Tradotto, è uno di quei progetti pallosissimi che di solito sviluppa qualche buona pratica o qualche linea di indirizzo. Quando ci è stata presentata l'opportunità di entrare in questo progetto, ci ha accattivato soprattutto il budget, devo dire la verità, detto che ce la diciamo com'è stata. L'obiettivo del progetto in origine era quello di trovare, definire delle modalità costruttive che ottimizzassero le caratteristiche e le performance ambientali in un contesto potenzialmente di villaggio verde. Non so se vi ho scatenato qualche emozione, ma direi che si trattava di costruire delle case classe A in un ambito urbano. Con un elemento in più, e questa è la parte che ci ha un po' sollecitato, che era quella di sviluppare questo tipo di edilizia con un'ulteriore caratteristica, cioè l'economicità. Questo ci ha fatto balenare particolarmente alla Giunta, soprattutto devo dire al Sindaco, secondo me l'opportunità di superare qualche confine. Primo dei confini che abbiamo superato è stato quello nazionale, cioè siamo trovati a lavorare con un gruppo di lavoro piuttosto esteso, con dei comuni che come noi condividevano le stesse problematiche, anche se le dimensioni erano un pochino differenti, perché con noi ha lavorato su questo progetto il comune di Sofia, il comune di Kara Severin, che è un quartiere fondamentalmente di Belgrado, scusate, Saski-Venac, Kara Severin, che è in Romania, più altre realtà sparpagliate sul territorio. Oltre a questa parte di municipalità, con le quali siamo trovati abbastanza allineati fin da subito, alcuni centri di ricerca sono stati coinvolti proprio per dare quel plus tecnologico necessario a sviluppare le tecnologie. Entriamo nella parte drasticamente pallosa di questi progetti qua e vediamo che cosa ci proponevamo di fare. Quando si parla di costruire degli edifici che abbiano caratteristiche e prestazioni di classe A, si parla semplicemente tra di noi, si fa già un po' più di fatica quando si va oltre confine e ci si confronta con altre realtà. Quindi l'obiettivo qua era quello di cercare di trovare un linguaggio comune e rendere questi interventi, questo modello che da qua in avanti chiamerò di Mildone, cioè di casa mite, e di Eco Green Village, cioè di agglomerato urbano, con le caratteristiche di cui vi ho accennato, che potessero avere una leggibilità transnazionale, cioè che potessero funzionare nella stessa maniera a casa di tutti, con qualche dettaglio rilevante. Vi faccio alcuni esempi. Se pensate a qual è il costo della manodopera in Romania e lo confrontate con quello che è il nostro costo della manodopera, già vi accorgete di alcune variabili che iniziano a sembrare. Questa parte di indagine iniziale è stata appunto per cercare di capire quali e come variassero le diverse realtà coinvolte all'interno del progetto. Dopodiché ci si è chiesti quale griglie di performance, cioè quali parametri dovessero essere presi in considerazione dal punto di vista tecnico per considerare queste case delle Mildones. Interesse bassissimo ancora, perché ripeto, ci sono griglie di tutti i tipi. Questa è una griglia condivisa.
Dopodiché il progetto prevedeva di realizzare dei concorsi di idee per andare a trovare, identificare delle aree e mettere sul campo quello che era stato il frutto dell'analisi. Anche qua, traduco per non addetti ai lavori, io mi occupo di questo ambito come mestiere, fare un'azione pilota di questo tipo di solito significa andare a trovare un'area, cercare di analizzare le caratteristiche, coinvolgere un'università e fare un bello studio di fattibilità. Cosa che è stata realizzata in svariate realtà, a partire da Sofia, dove sono stati identificati quella pallina in alto e l'area che è stata identificata, due zone di proprietà pubblica su cui potenzialmente realizzare un intervento di questa natura. Stessa cosa è stata realizzata anche, come vi dicevo, a Saski Venac, che è un quartiere di Belgrado, questa è la località di Belgrado, Saski Venac, tanto per capirci, è un po' più spostato rispetto al centro storico. Anche qua è stata identificata un'area di proprietà pubblica e si è richiesto, anche qua al centro universitario, che tipo di interventi e come riutilizzare una struttura di questo tipo. Feltre si è appoggiata principalmente allo UAV, dove per il recupero di un'area che attualmente è un'area militare dismessa sono state costruite e fatte delle ipotesi differenti. Noi cosa abbiamo fatto? Noi siamo partiti, come vi dicevo, con un retropensiero, cioè pensare che un progetto di questa natura qua poteva rappresentare l'opportunità, come vi dicevo, di superare qualche confine. Il primo che lo avete scritto, proviamo a ragionare sugli altri. Su questo devo dire che il sindaco ci ha messo del suo e abbiamo provato a condividere con tutto il partenariato di progetto i problemi che l'amministrazione si trova ad affrontare. E abbiamo provato a descrivere ai nostri colleghi europei qual era la situazione di noi, da noi. In particolare la situazione vista dal punto di vista del cittadino che come bisogno fondamentale ha, tra i bisogni fondamentali, quello di avere un tetto sopra la testa. Allora, questo schemino qua, molto banale, molto semplicistico, io cercherò di farvi vedere meno numeri possibile e quelli che vi farò vedere sono potenzialmente non tanto esatti, quindi la mettiamo in questo modo, descrive circa qual è la situazione, adesso non riuscite a vederlo, ma faccio un'altra lineetta. Se questa è la quota degli immobili che abbiamo al mercato, e qua sia in vendita che in affitto, qua in fondo c'è un angolino minimale che sono, è quello che può essere identificato come politica di social housing, cioè risposta a quelle fasce di popolazione che non accedono al mercato né dell'affitto né dell'acquisto. Situazione che non è. È in un mercato, in un contesto in cui, questo è uno screenshot che ho fatto la settimana scorsa, queste sono le cifre al metro quadro per l'acquisto nella zona di montagna. Se quello sopra è il mercato, i bisogni sono questi qua. E anche qua, ripeto, i numeri sono veramente semplici, banali, probabilmente inesatti. Di che cosa ha bisogno il cittadino? Cioè la maggior parte di quelli che stanno cercando casa sono soggetti che vengono descritti in queste categorie. Cioè tendenzialmente famiglie monoreddito, famiglie con uno o due bambini, giovani coppie, anziani. Semplifico ancora di più, sono quelle famiglie che tutti i mesi si trovano circa 1200 euro in busta paga. Allora, studi di svariata natura fatti dalle più eccelse menti, oltre che da mia nonna che fa i conti della spesa, dicono che se uno spende più del 35% del reddito che si porta a casa in politiche, scusate, in costo del tetto, quindi o affitto o mutuo, mette in crisi il sistema familiare, cioè spende di più di quello che gli consente il budget che ha, ne va a scapito di vestiario, alimentazione, eccetera. Il conto è abbastanza elementare, 1200 euro, 35%, 400 euro al mese sono la soglia di spesa che una famiglia come quelle che vi ho descritto può avere per avere un tetto sopra la testa. Da qua lo sforzo del comune è trovare risposte che stiano in un budget di questa natura. Semplifico ancora, ma credo che così si capisca bene. Un mutuo da 400 euro al mese permette poco. Un affitto da 400 euro al mese probabilmente praticabile. Sì, per dire. Allora, per capire come questa cifra viene generata, abbiamo provato a ragionare, e questi dati li abbiamo condivisi con tutti
partner. Immaginatevi come possano cambiare nelle diverse realtà su quattro fondamentali voci. Qua abbiamo fatto un esempio della costruzione di un appartamento di 100 metri quadri. Immaginiamoci di acquistare il terreno, prima voce di spesa, le cifre sono arrotondate molto, ma danno un'idea, 100 metri per 600 euro, 60.000 euro. Costo di costruzione circa 1.400 euro al metro, prestazioni non eccellenti, ma meglio del mercato. Onere di manutenzione, onere finanziari significa, anche qua brutalizzo, se le spese che andiamo a fare per la costruzione di questo edificio le facciamo andando ad accendere un mutuo, il costo di questo mutuo è quella cifra che più o meno esce fuori lì. 266 totale dell'intervento. Se io questi soldi qua li spendo per costruire una casa che non è la mia, ma che intendo mettere sul mercato degli affitti, devo pretendere di avere almeno una resa del 3, 4, 5%. Qua siamo messi in mezzo, abbiamo considerato il 4%. Quindi ogni mese dovrei portare a casa circa 888 euro. E qua nasce il problema, perché se abbiamo detto che 400 euro sono la disponibilità della maggior parte delle famiglie e circa 900 euro, la quadratura è questa, cioè è difficilmente raggiungibile. Due problemi genera queste cose qua, questo assetto, ma lo vediamo più nel dettaglio. Il primo, che il cittadino non ha, o se la trova, probabilmente è un po' sopra i suoi mezzi, una risposta alle sue esigenze di abitare. Secondo problema, che i professionisti e chi opera nel settore dell'edilizia non ha un mercato su cui collocare il prodotto che sta realizzando. E questo determina un completo distacco tra domanda e offerta, in alcuni casi, nella teoria economica, mi dicono questo causi dei problemi che secondo me abbiamo davanti agli occhi. Cosa succede in Europa? Questo è un report super pubblico, disponibilissimo, che dà alcuni dati e compara la situazione nei diversi stati. Ve li dico rapidamente. Questo indica il rapporto tra l'indebitamento per la residenza in proporzione al PIL, cioè tutto quello che viene speso dai cittadini per abitare in rapporto al PIL. Faccio notare un macro dato. Le realtà che sono più avanzate, tra virgolette, o che hanno delle economie un po' più strutturate, sono quelle che sono più sbilanciate. Strano dato, poi proviamo dopo a dare una spiegazione. Stesso contesto, considerando la quota di costi degli alloggi sul reddito disponibile delle famiglie, in percentuale. Lo squilibrio è maggiore, cioè è maggiore la quota che ogni famiglia spende per pagarsi il tetto sopra la testa ancora su quelle realtà che sono più evolute economicamente o nella fase più operativa e più globale dell'economia. Chi si prova a dare spiegazioni di questo fenomeno qua ragiona sul fatto che in quei contesti viene meno l'asse tradizionale, cioè della casa di famiglia, che diventa in quelle situazioni meno sostenibili, uno perché il mercato del lavoro è molto più variabile, due perché difficilmente si lavora nello stesso contesto per molto tempo, tre, quindi la casa di proprietà e di famiglia diventa uno strumento meno rispondente alle esigenze di quella tipologia di persone, di conseguenza l'affitto è l'elemento principale. Qua è un'altra cosa abbastanza interessante perché evidenzia, e sono quelli i paesi scuri che hanno più problematiche, ove si hanno fenomeni di grave carenza abitativa in percentuale sulla popolazione. Stranamente si fa per dire, ma sono quelle realtà che nei grafici precedenti avevano un impatto minore. Ancora, l'assetto della casa di famiglia funziona bene e la nostra realtà è il classico, no? Dove la maggior parte degli investimenti vengono fatti in casa di famiglia, funziona bene fino a che la generazione non si trova scoperta. Quella che vi faccio vedere adesso sembra negativo di quell'altra, cioè i paesi che attuano in percentuale politiche di natura di social housing, quindi politiche abitative, affitto agevolato, PEP, vedete quello che vi pare, guarda caso, sono quelli che hanno minore emergenza abitativa. Questa è una banalità, però spiega per che motivo il comune e l'amministrazione di Castelnuovo hanno spinto e ragionato su questo tema. Torniamo al nostro simpatico progetto. Come abbiamo gestito e che cosa abbiamo voluto fare col pallosissimo concorso di idee dove si coinvolgeva un'università a raccontarci come avrebbe ristrutturato e rimesso a posto un'area
Noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo interpretato in una maniera un po' particolare. Perché? Perché l'amministrazione fondamentalmente ha deciso di investire sul progetto. Quindi ha preso fuori dai cassetti un accordo di pianificazione che era già stato messo in operatività, ex articolo 18 legge regionale 20, per non addetti ai lavori, tu sei un privato, ti realizzi degli interventi di interesse generale, infrastrutture, rotatorie, strade, io ti do una potenzialità edificatoria. Questo accordo, che era già in essere, prevedeva che il privato, oltre a una serie di interventi, facesse anche 4 unità abitative in social housing. Cosa voleva dire social housing? Perché questo è un problema che non ci dobbiamo nascondere. Quando si parla di social housing si dice questa parolina e non la si quantifica, non la si determina. Social housing può essere qualsiasi cosa. In questo caso l'ipotesi era che il privato, per 16 anni, mantenesse questi 4 appartamenti sotto la quota dei 400 euro, 380 euro al mese. I numeri, come vedete, tornano, non è casuale. Il comune, da parte sua, per dare una risposta ai cittadini che avevano un'esigenza di questa natura, cosa faceva? Stila delle liste, in base alle esigenze, alle caratteristiche di ISEE, quindi di problematicità sociali, presenta queste liste al proprietario che in questo modo recluta gli affittuari. Situazione già in essere, accordo di pianificazione già sviluppato dal comune. Che cosa ha fatto il comune? Ha parlato col proprietario che stava realizzando l'opera e gli ha proposto: guarda, utilizza lo strumento del concorso di idee per reclutare quelli che saranno i progettisti del tuo intervento. L'interventore ha accettato e di conseguenza ha utilizzato quel budget che aveva ipotizzato essere adeguato per la progettazione dei 4 appartamenti per selezionare il progettista che li avrebbe realizzati. E qua è intervenuta l'amministrazione ed ha superato un altro dei confini di cui vi parlavo. Devo dire che è intervenuta l'amministrazione uscendo un po' di testa, sinceramente, nel senso che, definito l'accordo, iniziato a sviluppare il bando di idee, che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto di realizzare un master plan di un'area, il famoso Eco Green Village di cui vi parlavo. Cioè abbiamo chiesto ai progettisti: descriveteci un'area urbana più ampia delle 4 unità abitative, ma descrivetecela come un'area verde, verde dal punto di vista della sostenibilità, quindi tutte le idee che vi vengono per ridurre i costi dell'energia, verde dal punto di vista della società e della vivibilità, cioè rendete quest'area vivibile interconnettetela col tessuto esistente. Secondo punto che abbiamo chiesto, il progetto delle unità abitative, quindi 4 appartamenti di circa 100 metri lordi, quindi 80 metri stabili, classe A, B. Abbiamo chiesto il di più, cioè abbiamo chiesto: cari progettisti, siccome già chiesto un master plan, un progetto, vi chiediamo anche di dimostrarci con un business plan che quella cosa che ci andate a raccontare non solo è fattibile, ma è fattibile e darà una rendita annua a chi investirà in questo intervento, garantendo un affitto per non più di 400 euro almeno per 16 anni. Premialità a chi riuscirà a mantenere l'equilibrio oltre i 50 anni. Veramente follia, Cioè abbiamo chiesto di mostrare che i somari volano. Noi eravamo consapevoli di questa cosa qua, quindi io personalmente credo bene, facciamo questo concorso di idee, nessuno ci farà una proposta e vedremo cosa succede. L'obiettivo per noi era chiaro, era cercare di capire, agendo su quelle 4 leve che avete visto prima, quindi costo del terreno, onere finanziario, gestione, costruzione, di andare oltre questa quadratura impossibile. Dove? Per fare una cosa di questo tipo, come abbiamo detto, bisogna investirci sopra. Allora, l'area che è stata messa a bando è in un contesto molto attraente. Vedete il centro della città di Castelnuovo, quell'area verde oggi è agricola, ma nel prossimo
piano strutturale diventerà il secondo polmone verde della città, qua non lo si vede ma si congiunge col parco Rio Gamberi, che è l'altro polmone verde, quindi devo dire che è una delle aree più accattivanti e prestigiose di tutto il comune. E su questo ribadisco, questa è la dimostrazione che l'amministrazione ha deciso di investire su questo progetto e non solo di rendicontarlo. Quella parte in bianco sono le 4 unità abitative. Abbiamo poi definito i criteri di progettazione che erano stati condivisi con tutti i partner che hanno reso coerente l'intervento su tutte le 7 aree in Europa in cui è stato sviluppato. Scusate. Che risultati abbiamo ottenuto? Come vi dicevo, abbiamo vissuto 3 mesi di certa ansia perché c'era la certezza che nessuno avrebbe dato una risposta. In realtà è successo il contrario. Allora, su un bando di questa natura, dove il confine che l'amministrazione ha superato è stata quella della normale logica del bando di gara pubblico, perché qua veramente l'invito era sediamoci attorno a un tavolo, utilizziamo la fantasia, andiamo oltre alle problematiche che non riusciamo ad affrontare, e tutti quelli che ci hanno telefonato in quei 3 mesi hanno avuto questa risposta, e la risposta era: immaginatevi di utilizzare tutte le leve che avete a disposizione. Avete 4 voci di spese sulla costruzione, perché è chiaro che le domande che arrivavano erano sul business plan. Avete 4 voci di spese, ragionate su tutte e 4 le voci di spese per raggiungere un equilibrio economico, cosa che un bando di gara pubblico è proprio fuori dalla logica. Alla chiusura del bando, ripeto, 25 studi hanno deciso di investire su una proposta di questa natura, producendo un materiale estremamente interessante e rilevante, quindi il master plan di un'area, veramente un ottimo lavoro, con delle risposte estremamente accattivanti proprio sul business plan. Cioè sono arrivate delle soluzioni realmente inaspettate, dalle più banali, cioè fatti un ribasso di base d'asta e punto, quindi costerà meno l'appartamento, fino a quelle più articolate. Cioè società di proprietà indivisa per ridurre i parametri e i costi del finanziamento sui criteri di Basilea, una copertura dei costi dell'affitto ottenuta con risparmi energetici sugli edifici, cioè delle proposte che hanno dimostrato, oltre la voglia e la disponibilità di mettersi in gioco di questi professionisti, anche un lavoro di squadra con altre competenze. Devo dire, è stata veramente una risposta inaspettata e molto intrigante. Poi, scusate, ma problema dei tamburi. Poi questa parte qua non gli piace, ma ve la racconto. Poi ci sono state le progettazioni, cioè gli edifici per come sono usciti. E devo dire anche qua le risposte e le proposte che sono state presentate molto intriganti. Sulla parte tecnologica anche abbiamo avuto dei materiali alternativi, abbiamo avuto 2 progetti presentati da una grossa azienda della costruzione di materiali, probabilmente per dare una visibilità a quello che poteva essere questa nuova tecnologia applicata. Sotto questa parte della presentazione ci sono le immagini di alcuni dei progetti che potete trovare all'ingresso, quindi non dico nulla di nuovo. Gli standard di vivibilità dell'area erano uno dei parametri richiesti e uno dei parametri su cui abbiamo avuto risposte. In più, l'economicità. Che cosa ha significato per l'amministrazione questo? Fondamentalmente provare a dare un termine di natura quantitativa a quel concetto di cui vi parlavo prima. Cioè, a Castelnuovo sto giro abbiamo provato ad andare oltre al concetto di social housing e ci siamo chiesti come questo concetto può essere applicato e messo in pratica con degli esempi tangibili, non tanto degli esempi di natura tecnologica, ma il business plan e gli equilibri economici. Quale proposta e quale normativa ha senso per riempire di contenuto la normativa regionale che prevede che sulle nuove insediamenti sia un 20% di social housing, riuscendo a dare uno strumento al mercato per avere dei prodotti che vadano nell'applicabilità. Terzo
barriera che abbiamo infranto è stata quella di poter affrontare un tema di questa natura in piazza. Ci abbiamo avuto l'opportunità di organizzare un evento con alcuni tentativi di interconnessione. Il primo è stato quello di ragionare dal punto di vista tecnico, quindi abbiamo messo attorno al tavolo più interlocutori, quindi altri comuni. Quando dico comuni lo dico in senso transnazionale, cioè c'era nel mio gruppo di lavoro, c'era il comune di Maranno, il comune di Sofia, il comune di Belgrado, il comune di Modena, tutti che parlavano lo stesso linguaggio, nel senso che le politiche abitative sono quelle dappertutto, eh? Il costo del famoso tetto sulla testa è un problema di tutti a batterlo, con degli aspetti differenti, per l'amor di Dio, ma problema identico. Oltre alla parte tecnica abbiamo cercato di coinvolgere la cittadinanza, come vedete alcuni aspetti. In più abbiamo cercato di far sì che quei progettisti che veramente avevano dato senso al concorso di idee e avevano deciso di investire sul concorso di idee, mettersi lavoro, tempo, investimento, potessero almeno presentare a un pubblico più ampio possibile quello che era il risultato dei loro progetti. Abbiamo invitato dei potenziali finanziatori, le fondazioni, altre associazioni di categoria che potevano essere interessate, abbiamo creato uno spazio espositivo. Qua è la fase in cui presentiamo i progetti. Ultimo elemento di interesse, il progetto è un progetto piccolo, complessivamente per tutti i 12 partner è un progetto che vale 1.500.000 euro circa. Questo 1.500.000 euro viene dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per capirsi, lo stesso che finanzia i progetti che abbiamo visto prima presentati dalla Regione, Fondo Sociale Europeo e Fondo Infrastrutturale, cioè quello che fa le infrastrutture. Il progetto, dicevo, è stato candidato come miglior progetto nella categoria sostenibilità ambientale per il 2015. Finalista, con noi c'erano altri due progetti, gli altri due progetti per un valore di quasi 400 milioni di euro. Quindi eravamo piccolini, sereni, ma molto contenti di stare in quel contesto. Queste sono le premiazioni. Il risultato finale è quello che vi ho già detto, nel senso poter abbinare le prestazioni di cui tutti parliamo dal punto di vista ambientale con un'altra prestazione che spesso non è considerata, cioè la capacità di accedere a questi edifici, di acquisire, di poter abitare in questi edifici anche da quelle categorie che solitamente ne sono escluse dal reddito, è stato per noi un ottimo obiettivo. E direi che smetto di tediarvi. Grazie. Grazie.